ragazzi, io sono Ferenice. E io sono Steph. E questo giorno andremo a vedere alcune idee geniali che hanno utilizzato in alcune scuole del mondo. E alcune sono davvero fantastiche, okay. Fede, te lo dico. Ad esempio, la prima è uno scivolo per scendere immediatamente da scuola. Cioè, scusa. Fa paura, Steph. Un pochino. Però io sinceramente non so se prenderei uno scivolo così alto e così chiuso, cioè, quindi suppongo che dentro è buio, non lo so. Dipende da quanto è grande. Per me un tubo è brutto se non vedi l'uscita. Se invece vedi già l'uscita della luce, capito? Guarda, da qui si vede, sono più o meno questi due piani, no? Mm-hmm. E quindi è lunghetto, Steph. Non lo penso so. Che vedi l'uscita fin da subito. Magari quindi... sì. Non puoi saperlo finché non lo vedi nel vivo. Idea geniale tanto quanto spaventosa, okay. Io lo dico. Andiamo avanti, le prossime ti piacciono di più. Questo in una classe di matematica sarebbe geniale. Ah, carino questo. Il goniometro, fantastico, sarebbe una generata incredibile. Dopodiché iniziano quelli ancora più fantastici. Allora, questo qua è un compito in classe. Okay, si capisce. C'è un codice a barre dove tu passi il telefono e ti apre un video YouTube della tua maestra che ti spiega quella lezione specifica. Mentre fai il compito in classe o solo compiti a casa? Compiti a casa, eccetera, eccetera. Sì, per ripassare le cose se hai sbagliato qualcosa. È bellissimo, anche perché sai che succedeva a scuola? Il mio professore di matematica, okay. Tipo, professore, non ho capito questa cosa. Lui sai che cosa faceva? Uh-huh. Interrogava una mia compagna di classe, che ne sapeva ovviamente meno di me, che andava alla lavagna, non sapeva fare nulla e tu rimanevi così che non avevi capito niente. E ancora non le ho capite quelle cose, pensa, Steph. Andiamo avanti. Però bella questa. Allora, questa è una tavola periodica che hanno davvero messo in una scuola. Ovviamente di alcuni elementi più pericolosi. Ci sono soltanto le foto. Vedi che alcuni hanno soltanto le foto. Beh, giustamente. Però giustamente. Tanti altri ci sono davvero e sono lì. Bella, in questo modo è una tavola periodica davvero, che secondo me prende molto più interesse, perché vedere delle scrittine appese sono noiose. E probabilmente con le immagini memorizzi anche più in fretta, capito? A cosa corrisponde. Sì, poi è bello, quelli che sono proprio oggetto, una roba incredibile. Figata. Questa è molto bella. Figa. Dopodiché abbiamo una sorta di parco che hanno costruito su un albero gigante. No, è un asilo, questo è un asilo, Steph. Ma secondo me è soltanto la parte dove giocano, Fere. Perché anche io ho letto che è un asilo, bla bla bla, ma secondo me... Però probabilmente hanno sfruttato un albero di un cortile, magari dietro un asilo, comunque lì vicino, e ci hanno fatto questa filata colossale. Nella prima immagine si vede che qua c'è una costruzione, quindi secondo me qua è dove giocano e qui poi hanno le aule. Esatto, capito? Esatto. È il giardino dell'asilo. Il giardino dell'asilo. E cosa ho detto? E io ho detto quello. Minuti. No, tu hai detto l'asilo. No, tu hai detto un parco. Un parco dell'asilo. Beh, ma scusa Steph, se il giardino dell'asilo, se ti dico asilo, comprende anche il giardino. Ogni asilo è un giardino, i bambini giocano fuori. Perché altrimenti poteva essere tutto l'asilo lì. E invece è soltanto il parco dell'asilo, non l'asilo. No, cioè, è chiaro che tu hai dei problemi di comprensione gravi, Steph. E vai avanti per far finta di nulla. Esatto. Come stai andando? Questo poi? Qua io non l'ho capito. L'ho guardato tante volte. Okay. Ma non l'ho capito. Cioè, io credo che qua metti le monetine e ti vengono date le varie cose. Tipo le penne, giusto? Tipo che al posto delle palline rimbalzanti ti viene data una penna. No, penso proprio che se tu tipo vai a scuola, ti manca la penna, l'hai persa, anziché chiedere al tuo compagno, metti che magari l'ha pure masticata prima di dartela, metti la monetina e ti compri, non lo so. E però questo coso gigante? Penso che sia per i quaderni. Ah! Notebook, penso che sia per i quaderni. Ok, è bellino come idea. È carina. Ci sta, non è male, se ti serve l'emergenza. Se hai proprio urgenza, perché esatto. No? Esatto. Questa qua è un'università e c'è una cosa per, diciamo, allentare lo stress prima dell'esame, le bolle da scoppiettare. E il cielo fa con quelle bollicine da scoppiettare. No, geniale. Non credo funzionerebbe, però. Perché? Lo stress è così, lo risolvi, ma quando mai? Pochino, ma quando mai? Ti metti lì. No, l'unica cosa che lo puoi risolvere è scappare dalla finestra e non fare l'esame. Certo. Solo così si può risolvere. Va bene, Steph. Fede, sei sempre drastica. Poi, questa qua nello specifico è una lezione di cucina. Hanno messo degli specchi in alto in modo tale che tu, da seduto qua, la vedi sia frontalmente sia esattamente quello che questa sta facendo vedi, in quel momento. Questa vedi, forse è la prima davvero davvero utile. Sì. Al 100%. Questa è bella, è sì, molto utile, così non devi neanche stare lì. Scusa, che hai cucinato, capito? Esatto, questa qua ci sta alla grande. Questi invece ci sono dei pannelli solari con un tavolo messo fuori, ok? I pannelli solari fanno energia e ti ricarichi il cellulare. Bello questo. Ci questo sta. Ci dovrebbe essere ovunque, cioè penso anche nelle piazze. Anche nelle piazze. Non solo per gli studenti, magari nelle zone dove ci sono molti bar, molti posti, punti di ritrovo. Guarda le immaginette. È bellino. Batteria scarica, più tavolino, più sole, uguale, cuoricino, faccia felice, batteria carica. Batteria carica.
ci sta. Poi guarda, qui che c'è sempre sole anche d'inverno, sarebbe bellissimo, sì. Le dovrebbero mettere. Nello stile dell'altro, ma secondo me anche più pratico, abbiamo una macchina che vende tutte le cose scolastiche. Secondo me è meglio dell'altro, perché l'altro era un po' rudo, un po' vecchio stile, sì. Invece una macchinetta del genere è molto più comoda e pratica. E poi c'è di tutto. Secondo me è utilissima. Allora, utilissima. Post-it, penne, calcolatrici, tipi di penne di tutti i tipi, quaderni, vedo addirittura chiavette USB se ti serve. Vedo anche dei cavi, non so, forse cuffiette. C'è proprio di tutto, Fer, è una roba incredibile. No, è una figata, è una figata. Davvero. Questo bellino. Comunque lo dovrebbero integrare, secondo me, in tutte le scuole. Perché ti tanto capita le macchinette sempre... poi ci sono sempre. Ma poi ti capita sempre di dimenticarti qualcosa. C'erano le macchinette nella tua scuola? Sì. Meno male, no, perché nella prima scuola in cui sono andato non c'era, alle superiori. Invece nella seconda c'era ed era una figata. Pepsi, Coca-Cola, tutto. E facevano anche un caffè abbastanza buono, perché non mi interessa quelle del caffè. Poi questo qua credo che serva a riparare la bicicletta se hai qualche problema. Vedi che giusto, ci sono un sacco di attrezzi, giusto, tutti collegati così. Se ti si spacca qualcosa te la puoi riparare al volo. No? E arrivederci, grazie, io non me la saprei riparare lo stesso. Però non ci sono no, io ce l'avevo da bambina e me la riparavo pure. Ero un meccanico, allora, io da bambina. Signori, ero un meccanico. È il momento. Fere, dici che ore sono. No. Dai. No, stai. Dai. Che è sta roba? Dai. Allora io l'orologio lo leggo solo come quando è nel cellulare. Cioè così scritto 14, capito? No. Allora fallo tu, va. 2 alla terza 8. Ok. Questo è 6 diviso 3 2, 5 per 2 10. Quindi 8 e 8 e 50. A parte Steph, che io adesso non vorrei distruggere il tuo entusiasmo, ma questi sono i secondi secondo me. Dici? Le lancette forse non capisco bene. Io ho sempre problemi con sta roba, eh. Vabbè. È un problema gravissimo, li vabbè, odio. Facciamo che sono le 8 meno 10. Ma comunque si sapeva, perché sai che lì c'è l'8, poi il 9, il 10. Sì, dai, ferma, per essere carini. Fare... le 8, quello fa qua. Ma è per essere. Andiamo alla prossima. Carini. Allora, questa è brutta. Questo sta dove c'è la ginnastica. Quindi la palestra. Ginnastica, la palestra, quello che è. Dov'è la ginnastica? Ognuno ha le proprie cose. Come tu la ginnastica. Mi hai preso un dito, imbecille. Allora, in pratica è un dispenser di crema solare quando si sta all'aperto, quindi per evitare di bruciarsi. Fare, perché hai ripetuto quello che ho già detto io? Quando si fa nell'aula della ginnastica. Ah, è proprio antipatica sta ragazza. Sei proprio stupida. Poi, questo è praticamente, credo che in questo posto ti diano l'ora calcolatrice, cosa che da me non è mai successo, quindi all'inizio non capivo. Però credo che ti diano l'ora calcolatrice per evitare che tu te la porti a casa e te la rubi, te la danno attaccata a un pannello di legno. Ma cioè, penso che gli abbiano fatto arrabbiare parecchio, cioè, perché per fare sta roba vuol dire che ne hanno rubate tante. Sì, assolutamente. Cosa te ne fai poi? Non è che costi così tanto, vabbè. Vabbè, vabbè. Dopodiché, pinzatrice a pesare un muro, sì, secondo sì, me, velocissimo, stracomodo. Poi, queste qua sono davvero carine, ovviamente immagino per una scuola elementare. Abbiamo tutti i numeri, 4, 5, 6, 7, quello che questo ho usato. Magari, siccome penso che sia spagnolo e inglese, magari è per imparare l'altra lingua, capito? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Basta, non sai neanche come si pronuncia. Basta. 1, 2, 3. Vedi, questo io lo vorrei sapere. Secondo me questa è una scemenza. Io... E invece lo sai che lo fanno anche negli uffici. Io voglio dire che anche negli uffici è una scemenza. No, no, è una cosa giusta. Perché ci sono persone, guarda che ci sono un botto di persone che sono pendolari. Quindi tipo ci mettono anche un'ora, due ore ad andare nel luogo di lavoro e non si fermano mai. E comunque anche questo è provato scientificamente che un riposo tiene l'attenzione più attiva e lavori meglio, Steph. Un po' come i cani. Quindi dobbiamo fare un ufficio dove ci sono i cani per secondo toccare, me la stanzina dove fare il riposo. La vorrei anch'io, posso andare. Sarà a fare la gente riposo. Che dorme come te cerca le scuse. No, guarda, ma Steph non segui niente. E poi guarda che se, penso che ce l'abbiano anche in uffici come quelli di Google, perché io ho visto robe di questo tipo. Ma perché quelli vogliono fare gli smart. Ma perché sono più avanti, tu sei indietro. Ma se non arrivano mai con le notifiche dei video. Loro sono nel 2030, sono nel 1850, sì. Steph, comunque, poi, questa qua serve a, diciamo, dire a che volume. Non lo so, Fere, non ha capito. Non so spiegare, non riesco a spiegare, oggi non so spiegare, Fere, vai. Allora, in pratica, questa faccina verde ti dice che nella libreria c'è silenzio ed è un sensore di rumore. Quindi se c'è troppo rumore ovviamente diventa arancione, poi rossa, suppongo. E quindi ti dice, ehi, smettila di far rumore perché siamo in libreria e tutti devono star zitti. Sto solo pensando che la faccina è bellina. Sì.
e tu urleresti, quindi puoi diventare arancione, però ti buttano fuori. Io sono uno silenzioso. Se c'è da leggere, sì, leggo. Sì, sì. No, no, faccio no, gli affari no, miei anch'io, sì. Ah, ci sta, ci sta, vedi anche adesso. Anzi, la gente me lo parla meglio, sì, sì, quando sono in giro. Se stessero tutti zitti, sarebbe anche un senti mondo divertente. Siamo silenziosi, faccio sorridente. Sorridente, ok? Andiamo. In ogni caso, ci fermiamo così con questo video. Per rilassare. Speriamo che queste idee geniali per la scuola vi siano piaciute e ci fermiamo così. Ciao, ciao! Ciao.